back in ETV. Ciao a tutti, io sono Alessandro e oggi al Balcone TV Schio abbiamo la Cantina dei Bardi. Buon ascolto! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sono rimasta alla finestra, chissà per quanto tempo, e non riuscivo a non pensare a niente, il vuoto totale. Il mio oroscopo dice che sono una persona forte e che riuscirò a superare qualsiasi variazione. La verità è che ogni cosa che vedo cambiare mi fa ogni giorno più male, quello che dovrebbe cambiare non cambia e mi uccide dentro. Allora segna tutto questo dolore che mi erode e che mi brucia dentro. Io non voglio più farlo passare, io voglio solo gridare blackout, blackout, blackout. Donna in mare, blackout, blackout, blackout. Oh, sembra che qualcuno sia entrato di soppiatto nella mia stanza e sempre di colpo mi abbia spento la luce. La mia vita ha sterzato, ha spantato e mi è venuta addosso e adesso soffro di una forma di amnesia. Io non so più chi sono, blackout, blackout, blackout. Donna in mano, blackout, blackout, blackout. E mano in alto dola, non c'è più legge città, non c'è nessuna pietà, c'è lo sceriffo in città. Non avesse un peso, invece resta come un sasso appeso sul mio cuore. Alle feste comandate scelgo sempre l'auto espulsione per bugie a tutto quello a cui non so dare ancora spiegazione. Blackout, blackout, blackout. Donna in mare, blackout, blackout, blackout. E mani in alto cola, non c'è più legge in città, non c'è nessuno. Sono sceriffo in città, blackout, 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 yeah. Donna in mare, non si capisce nulla, in preda alla paura, non c'è più luce in città, non c'è più luce in città, non c'è più luce, non c'è più pace, non c'è più luce, non c'è più pace, ah. Fantastici, la Cantina dei Bardi! Allora, il vostro singolo si chiamava Blackout, giusto? Vuoi parlarci un po', spiegarci un po' il significato di questo pezzo? Sì, Blackout è all'interno del nostro ultimo EP, Terzo Tempo, insieme ad altre due canzoni. Ed è uscito l'EP insieme a questa canzone nel gennaio di quest'anno. E ha una storia un po' curiosa, perché questa canzone è nata insieme a uno spettacolo teatrale che avevo scritto qualche tempo fa. E poi appunto ha avuto una storia propria. E la canzone parla comunque di una crisi, di un isolamento. Mm-hmm. E appunto era recitata da... La voce narrante era una ragazza che si era appena laureata e non riusciva a trovare lavoro e raccontava in questo momento in cui mancava la luce in casa, raccontava una storia con altri due personaggi che conosceva e che avevano vissuto delle situazioni sempre di isolamento, di crisi in altri periodi della storia, con altre situazioni, e il filo conduttore era che comunque da una crisi si risorge, c'è bisogno di buio per trovare la luce. Caspita, proprio vero. Senti, avete progetti futuri, qualcosa in ballo? Sì, noi stiamo continuando a girare con il nostro Terzo Tempo Tour. Avevamo fatto alcune date con l'uscita, appunto a ridosso dell'uscita dell'EP, ed ora stiamo cercando dei posti dove poter suonare e abbinando delle degustazioni di vino, birra,
altrimenti appunto il nome cantina non avrebbe senso, e altri prodotti tipici, perché l'idea nostra è che la nostra musica è un'esperienza, quindi non solo musica ma anche appunto stare bene, cibo e vino, birra a volontà. Insomma, con questa ultima frase, Alessandro e la cantina dei Bardi, vi lasciamo con un grande saluto. Ciao! Back in ETV.